dimmi come vuoi sulle domande che ora ti fai ed hai paura che le risposte siano più vicine. E tra le cose che non sai, forse la più grande che non mi dirai, dove te ne andrai, quando partirai. Parlami del tempo che passa, di quello che resta. Accompagnato dalla nostra colonna sonora Stefano Di Battista, Jazz Quintet, Francesco Renga. Vieni qua, mi lasci con tua moglie. Francesco Renga e Ambra Angiolini, tra poco all'intervista fotografica del Senso della Vita, un'intervista doppia, vediamo che succederà. Quello che avete appena ascoltato era ovviamente Dimmi, brano tratto da Ferro e Cartone, l'ultimo lavoro di Francesco Renga. Tra poco col Senso della Vita, grazie. Tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Ed è con Francesco Renga ed Ambra Angiolini che questa sera viviamo l'intervista fotografica. È un po' un esperimento, Francesco, un po' un esperimento Ambra. Un'intervista fotografica di due persone che vivono insieme, compagno e compagna nella vita, uomo e donna, quindi due mondi maschio vicini, maschio e femmina, due mondi vicini, magari lontani, non lo so. No, ma parlate pure voi due. Ci stavamo però rivolgendo a te. Perché l'intervista fotografica, loro mi hanno chiesto prima, dice, vabbè, ma come ci dobbiamo comportare? Ecco, non lo so, non lo so. Noi, nel senso, noi offriamo delle immagini, io non dico praticamente niente, e le immagini vi regalano delle suggestioni. Quelle che volete condividere con il pubblico, quello che volete condividere, condividetelo con il pubblico, quello che ritenete di non condividere, non lo fate, non vi chiede niente di particolare alcuno. Cominciamo pure, prego. Beh, bello, no? L'amore. L'amore, il vento, la nave. La nave affonda, però, questa, se non sbaglio, poi. No, ce l'ho la chiave. Ho preso un iceberg, sono io. No. Io voglio essere il Titanic. No, lei in realtà è molto romantica, ha questo aspetto, questa corazza che si è costruita negli anni di durezza, di donna cinica, un po' acida, pure un po', diciamolo. E invece no, lei poi si commuove di fronte a Titanic. E io invece la trovo così, insomma, un'immagine emblematica di quello che non si dovrebbe fare in una coppia. Cioè? No, scherzo. Cioè fidarsi? Fidarsi. No, meno male che la mia la ride perché... No, io mi fido ciecamente. È lei che non si fida mai di me.
No, ecco, io in questa posizione con l'oceano davanti, c'è un occhiolino aperto. Io mi vedo subito l'iceberg. Cioè, io già penso all'iceberg qua. Cioè, io lui vedo si già sente non abbracciato a Kate Winslet, ma un iceberg, cioè, se ci fossi io al suo posto, diciamo, che però è una cosa difficile da fare. Però penso, parlando seriamente, io invece di averla fatta è più o meno così, se questo è il senso che vogliamo dare a questa immagine, no? Cioè, mi sono... forse per la prima volta liberata da una serie di brutture, no? Di una crescita fatta poi insomma di tante cose, anche di cose belle, e mi sono fidata dell'amore in quanto insomma... Non di me. Beh sì, di te, perché evidentemente insomma ho fatto un passo per me enorme, ho cambiato tutta la mia vita e oggi ne sono ben felice di averlo fatto, probabilmente... non in quella posizione, ma insomma in una metafora un po' più alta, no? L'ho conosciuto, ho deciso che era il futuro, no? Sul quale investire, e poi sono arrivati i bambini, insomma, quindi credo che in un incontro così forte poi insomma si possano generare tante cose belle, quindi in questo senso la riconosco vicina. Esatto, io invece l'ultima scena del braccio blu che affonda nell'acqua. Dopo la paternità il mio ruolo è stato depennato dalla lista, no? Scherzo. Ah sì? Beh, un po' sì, sai. No, tu lo sai, dovresti saperlo, no? Io sono vivo depennato. E quindi io... No, non è vero, comunque insomma... Cioè, non so se non è vero, però nell'uomo ogni tanto questa poi sensazione è vero, si avverte. Poi è vero, sì, io sono molto... Ma è anche giusto però, forse, no? Avere, riconoscere che c'è qualcosa di più importante di te. Questa è stata la prima cosa della quale mi sono reso conto immediatamente, cioè il mio mondo, il mio universo, ho smesso di essere insomma egocentrico e ho cominciato a vedere le altre cose, tutto il mondo attraverso prima gli occhi suoi, poi attraverso la vita dei miei figli. Questa è stata insomma forse l'unico momento in cui sono veramente cresciuto, ho smesso di essere figlio e sono diventato padre. Prego. Oia. Mazza che faccia lei. Questa è per te, perché lei c'ha un velo da sposa e delle manette. E che è esattamente quello che penso. Bene, papà anche quest'anno no. Non se ne parla. Sempre papà suo poi, perché i miei non chiedono il matrimonio. Ah, i tuoi sì invece. Sì, mio papà sì, ma no, non c'è più mio papà sì. Papà sì. C'è ragione. Molto, ogni tanto si commuove. Ma, dice, una cosa importante. Ma io in quei casi sono furbissima, astuta. Come e, giro sempre la cosa su di lui. Una volta venne il parroco, no, a parlarci del battesimo della bambina, a dire no, perché insomma voi non siete sposati, tra l'altro Don Franco simpaticissimo, entra in casa nostra, al caffè, insomma, e comincia a prendere di mira lui, ma insomma, ma come ti viene in mente? E la fai trasferire, ma ti rendi conto questa donna cosa ha fatto per te e per l'amore? Ma come ti permetti, ancora sei lì? E io dietro, che invece di dire no, guardi, anch'io, facevo a dirla a me, non mi vuole sposare. Lei questo, fa così con tutti. Invece tu sai che lei è una vipera, un'arpia. Un'arpia, hai detto? Un'arpia, sì, sei un'arpia. Adesso insomma, c'è stata questa vicenda che è durata un'ora, e lui mi guardava un po' imbarazzato, un po' no, perché come... poi mi ero convinto che davvero, forse sono io, che non, perché non si sa mai come fare, no? A chiedere queste cose, ma avrà capito, magari davvero. Poi gliel'ho chiesto davvero, mi ha detto, ah sì sì, e poi si è dimenticata. No, poi me l'ha chiesto davvero, ed è stata una serata speciale, ma veramente bellissima. Sì. In un albergo meraviglioso di è Roma, Roma che era la mia città. Aveva giocato d'astuzia, non vi toccate perché mi dà fastidio, sto raccontando una cosa... No, l'ho toccato perché mi ha detto... Allora, io te lo devo dire, ma ha detto, la serata è costata un sacco di soldi, Ambra. Io ho fatto così per farlo tacere. Oh. Io non sto solo con lui, io sto anche con te. Volevo tacitare questa cosa, l'ho toccato, va di non è il momento, sta buono. No, perché vabbè, te non capisci. Papà, l'intervista romantica, ho Totò e Peppino, andatevene da un'altra parte. Guarda, un momento, un momento. Peppino, io stavo cercando uno di... Uno detta e l'altro scrive. Guarda che è terribile questa qua. Allora io scelgo una signora a caso e viene qua vicino a me, perché non è reale questa cosa, capisci? Stavo difendendoti nel tuo racconto. Tu hai detto una meravigliosa serata romantica. Non avevo finito però. Lo
so, però mentre tu dicevi questo, qui mi è arrivato, però mi è costato un sacco di soldi, hai capito? E ho cercato di tacitarlo per non rovinare il tutto. Infatti, ma va bene, va bene. Vai avanti, sulla serata romantica che sono punti a mio favore, dai. Questa serata stupenda, meravigliosa, romantica, in un posto meraviglioso, Roma, che poi è la mia città, anche se noi viviamo a Brescia, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma, l'anello, il biglietto bellissimo, meraviglioso, ma insomma, che dici? L'aveva scritto, non l'aveva detto, perché non gli veniva, no? Sai, quando dici vorrei dirlo, ma non mi viene, cioè non è la mia parola. E io dicevo dentro di me, ma perché è tutto così meravigliosamente perfetto e a me viene da vomitare? Come mai ti viene da vomitare? Era incinta di nuovo. Esatto. E quindi... È vero, eh? È verissimo. Mi sono trovata questi piatti davanti e mi veniva un senso di nausea fortissimo. Dicevo, Madonna, ma che brutta cosa, sarà un segnale orrendo. Proprio non lo devo sposare, sto qua, non so. La stanza albergo fantastica usata per tutto. Certo. Fuorché per quello che possono immaginare da casa. Credo di aver frequentato il bagno di quella stanza quella notte perché il bambino si faceva sentire più di ogni altra cosa in quella stanza. Però io l'ho fatto, quindi adesso devo organizzare. Fallo però organizza tu. Cioè l'hai fatto da solo? No, nel senso te l'ho detto. No, io l'ho fatto quello che volevo. Esatto. Oh, però, figlio mio, mi paghi la parcella qua. Diceva, io il mio straordinario gesto l'ho fatto per cercare di farti capire quanto ti amassi e quanto sarebbe importante per me averti come moglie. Vai. Mi è costato pure una cifra quella sera e tu purtroppo, ma ne avevi la ragione della natura dalla tua, mi hai vomitato indosso ciò che io ti proponevo. Ora ti invito, laddove lo pensassi ancora e avessi un conato di meno, a propormi tu la possibilità di raggiungere quell'ambizioso sogno che io ho sempre avuto. Brava, bravo. Pensa che ho lo stesso la nausea, ma non sono incinta. Mai dire mai. Mai dire mai. O sei tu, o quello che hai detto è sempre merito suo. Andiamo avanti, dai. Io non lo so, dai. Ma tu soffri di reflussi all'abito bianco. Prego. Una nuova patologia. Ah! Hai scelto la foto migliore. Eh? Avete scelto la foto una migliore. Una foto. Pippo Baudo. Sanremo. Ma perché hai detto? Io non dico niente, che se no guardo. Che c'è? Dai, hai fatto il primo della classe finora, amore, comincia tu. No. Ma dai, di una cosuccia grande delle tue. Pippo. Ma no, Pippo Baudo, c'è stata questa incomprensione. Io che devo dire? Che ne so io, se non vuoi dire niente, non dire niente. No, mi dispiace, c'è stato questo misunderstanding su un paio di mie... come si dice, dichiarazioni, ma io in realtà non, ma che faccia ha poi? Non si può guardare, fa paura. Ma quella è una foto, mamma mia. Tutti noi possiamo essere pescati in un momento di bizzarria estetica. Insomma, e quindi ho detto questa cosa, insomma, ridendo, e lui non l'ha presa benissimo, devo dire. Sì. No, però guarda, c'è una cosa, siccome qui tutti spezzano lance, cioè ve la giocate voi due, io spezzo lance a mio favore da sola, come i matti, no? Perché decido che la cosa meravigliosa è che tu puoi anche fare un'intervista e decidere di dire la verità, tutta la verità, qualunque giornale, qualunque testata di gossip, di cultura, di qualunque cosa, però dopo, a casa, non puoi. Ma non puoi, perché non si fa per il benessere della tua famiglia andare in uno sbattimento cosmico e chiedere a me perché, amo, perché ho detto questa cosa? Ma perché lo faccio? Questo è vero però, Questo è vero. No, perché dopo mi... Io quella roba là non la voglio. Perché dopo... Allora io per evitargli questo... Ci penso su 10 secondi, dico la stessa cosa senza dire che, non so, tizio è un incapace, oppure quello, no, quello ormai è robetta. Poi cosa fa? Lui viene da me, comincia, perché lui c'ha due tic. No, dai, questo no. Il primo è che se...
Scusi, ma ora mi incuriosisco, mi perdoni. State facendovi tutta la promozione. Io parlo per quello che sono, dico le cose vere e io non posso dire due cose reali. C'ha due tic, va bene? Ma tu puoi dire le cose reali? C'ha due tic. Quali sono questi tic? Il primo è che, come gli orsetti, si lava sempre le mani, così. Poi se le spacca tutte col sapone e viene da me così, con questa roba che non sono più nemmeno mani, e mi dice: mettimi la crema. Il secondo è che se... Le manine così. Adesso mi hai detto il tic, prima, dopo mi dici il toc. Con le manine così, secondo te io vado lì con le manine così? Sì. Non te ce vedo, però tu ti lavi tantissimo le mani e poi vuoi che... Con la sindrome del procione, con la P. Sì, beh. Cioè, mi metto la crema, dopo un secondo me la lavo perché mi dà fastidio la crema. Non ci credo. Giuro. Ma cioè, tu ti lavi le mani, ti fai mettere... Scusi un attimo, questo è il caso, è grave, scusi. No, lo so, però cioè, io ci vivo. Tu ti lavi le mani, ti fai mettere la crema e poi ti rilavi le mani perché ti ha messo la crema? Ok, tra poco è tutto finito. Ma smetta, oppure la faccio mettere solo sopra. Oh, solo quel leggero... Sotto no, capito? Sotto no. Perché se io la tengo solo sopra, non la sento nei polpastrelli. Se invece mi va sotto, allora devo lavarla. Certo. Sotto è molto, cioè, è molto pericolosa, sotto, certo. E poi io dovrei l'abito bianco, tu sei matto. Ma che è? Questo è un tic. L'altro tic? Allora, l'altro tic consiste in questo. Se si può dire. No, no, ha una doppia valenza, sono cose piccole. Ma male che io che dicevo sempre le cose, eh. Una volta, l'unica volta che sei sincera. Che bisogna dire le cose come stanno. Io lo voglio fare più che mai da oggi. Allora, se gli piace molto una cosa, te ne accorgi perché... Fa questo gesto, le mani sono pollice in dentro, le dita così, muove le dita così e fa. Non è vero. Oppure con le mani in tasca, ci sono foto in cui anche a Venezia, mentre baciava me, lui c'ha una mano in tasca. Siccome era molto felice per me, si vede la mano che fa così e lui... È la verità. E io non mi devo preoccupare, io non devo fare domande. Io dico, senti, ma che succede? Chissà perché siamo arrivati a parlare di follia quando c'è la foto di Baudo. Ah, non so. Adesso che stai detto a te? Prego. Ciao, Pippo. Questo è il cinema. Tu che mi sei attrice, dovresti così sfoggiare tutta la tua... Ti piacciono i suoi film? Ti sono piaciuti? Uno sì. Anche a me tantissimo. Guardaci. Ci abbiamo due elementi. Dai, amore. Bellissimi. Adesso non smette più. No, mi sono piaciuti. Mi sono piaciuti. Metà dei film che ha fatto mi sono piaciuti. Cioè, due ne ho fatti, quindi... Uno. No, secondo me a lui è piaciuto molto anche il primo. Penso. Ah, è vero, ne hai fatti tre. Favola. Beh, favola. Dove io scendevo su un cavallo bianco da Tor di Quinto, quella cosa del genere. Che non è carinissimo come posto da cui scendere con un cavallo bianco. Però magari lo sceneggiatore non ha prestato molta attenzione al luogo. E credo che lui abbia apprezzato quello in particolare. Io, grazie a Dio, non l'ho mai visto Favola. Lascia. Conto di non guardare. Prego. Il mio amico. Vabbè, io vado. Guarda, se non c'era me la portavo da casa, lo sapevo. Io giro sempre con una foto così. Certo. È vero, nel portafoglio. Mm-hmm. L'ho strappata da un suo libro. È una mutazione genetica? E non so che libro sia. Con una... Vedo un certo imbarazzo di fronte a questa immagine. Ma perché io non mi ricordo più. Quasi. Questo è un altro. Difficile, proprio dei motivi. E io invece purtroppo mi ricordo. Quindi che vorrà dire? Non ho idea. Diccelo te che hai... Non ho idea, se tu ti ricordi e lui non si ricorda, probabilmente... No. Dai, probabilmente... No, probabilmente ha qualcosa da dire. Direi. Credo, non lo so. No, uno dei motivi dell'inizio, del discorso, sai, papà alla fine, i figli sempre prima, tu sei sempre ultimo. E io, ecco, sto aspettando. Di fare questa cosa qua, no. Il mio turno. Il mio turno. Ma questa cosa così, questa insomma, cosa così, questo amore, questa mio... passione così complessa. Sì, ma nota poi con la come sono freddi, però in realtà, come se dovessero spiegarti in effetti. Si stanno spiegando il Kama Sutra, giusto appunto. Esatto. Lei soprattutto la vedo proprio comoda.
Vabbè. Ecco, no, vabbè. Ma andiamo avanti che... o... Andiamo avanti. No, ma dico, è una roba che a me ha sempre purtroppo fatto molto sorridere, perché con l'esercizio di ginnastica, di durata, di potenza, tutta la preoccupazione rispetto al sesso e anche, diciamo, ciò che ci attira di più è sempre questa spettacolarizzazione quasi comica di una roba che invece è giustamente privata e che deve avere per forza a che fare con qualcos'altro, insomma. Io non ho mai fatto questo tipo di... cioè questo percorso. Cerco di viverla proprio con l'intensità che mi chiama al momento, no? Che veramente non ho mai segnato. Sento racconti assurdi. Io faccio parte di un'altra scuola di pensiero e credo lui con me, se no, insomma, se fa parte, no? Sì. Chiedo ormai perché non so. Ma chi è? Questa scuola proprio con le compagne. Cioè, però il Kama Sutra lui ce l'aveva. Forse... No, non è vero, quando? Io non l'ho mai avuto, non sono mai stato ginnico con queste cose. È un libro sacro comunque. Sì, no, appunto, dico, era incuriosito da... Però, insomma, no, non pratica. Non pratico. Ho detto una cosa... No, cambiamo. Ma magari se cambiamo però... Prego. Allora parlo io del ciuccio, ok? Insomma, da quando è entrato il ciuccio in casa nostra, ecco, diciamo che abbiamo passato vari periodi, varie fasi, soprattutto perché, insomma, si descrivono sempre, no? L'arrivo dei bambini si descrive sempre come un arrivo assolutamente... è solo di gioia, di positività, nessuno ti prepara alle possibili e direi anche umane crisi dell'uomo e della donna che devono azzerare completamente, no, la loro esistenza, cioè perlomeno come modalità, cioè come quotidiano, no, fino a quel momento e ripartire con un po' di serenità e ricominciare a cercare i pezzi, no, per far, come dire, quadrare i conti, poi per dare un equilibrio anche solido al piccolo che è arrivato in casa. E la cosa che mi ha sempre fatto arrabbiare è proprio questa, che è quasi come, no, l'ipocrisia del far passare solo certe cose perché sembra peccato pensarne altre. Io ogni tanto non ne penso bene, ma non mi sento né una donna orrenda né una madre orrenda. Molti la chiamano dolce attesa, io ho passato 9 mesi a vomitare, a star male, a vedermi... a sentirmi in crisi, no? E pensavo, ma se sento queste cose allora sono una persona orrenda, invece no. E no, e questa è una cosa che veramente forse mi darai l'occasione di poter dire. Ci sono delle fasi in cui, a parte che non siamo mai padroni di niente, dovremmo certe volte lasciare andare un po' più la vita e le occasioni che ci capitano, no? Quindi facendoci trovare meno rigidi, le cose poi succedono e diventano sempre quelle giuste. È quando ti irrigidisce, quando cerchi di combattere anche un po' la natura delle cose, no? Che rischi di prendere appunto dei colpi abbastanza pesanti. E io mi sono detta, non è così, è una fase, è un momento difficile anche, perché è un momento importante, se fai il salto lo fai nel modo giusto, ma per farlo devi trovare anche, no, degli strumenti e devi forse anche passare attraverso il rifiuto, la possibilità di sentirti inadatta, forse anche di non essere pratica, di non essere subito questa buona madre che adora suo figlio e che non è per nulla affaticata dalle nottate, dal non sapere cosa fare, dal sentirsi spesso che vorresti fare qualcosa e non riesci nemmeno a capire perché tuo figlio piange. Questo chiaramente, no, crea e genera in ognuno di noi una crisi abbastanza diversa, perché lui l'avrà vissuta in un modo, io in un altro. La cosa che ci ha sempre fatto, insomma, venire fuori un coraggio importante come coppia, che comunque era una coppia appena nata, cioè anche noi ci stavamo ancora tarando, stavamo cercando insomma un modo per stare insieme, è che con grande ironia alla fine dei momenti anche più tesi, delle liti notturne per cui la bambina piange, tu non capisci, dobbiamo andare al pronto soccorso, ci eravamo andati già 80 volte. Cioè, non puoi capire, quando arrivavamo chiudevano proprio. Ah, eccoli. Così.
una sera delle tante, io do da mangiare a Yolanda e Yolanda io ormai che... ormai rassegnato a tutto, come tu sei essendo padre, lo sai, in quei momenti lì era basta. Abbastanza, aveva mangiato tanto e stava sul letto, io la tenevo in braccio e lui voleva dormire. Faceva degli schizzi a 5 metri. A fiotto. Vabbè, e così io la tenevo... E io continuavo a dire a lui, ma guarda, ma non vedi che non sta bene? La bambina la tenevo così, perché anche lì la manualità non ce l'hai da subito, quindi la tenevo male, poverina, stava così e faceva... Essendo una bella bambina piccola, mi sembrava non stesse bene così, insomma, dall'aspetto. Sì, no? Tendenzialmente non vomita, una spruzzo sempre, quindi evidentemente c'era qualcosa. Un problema. E questa cosa a me non faceva stare tranquilla. Allora, per l'81esima volta gli ho detto: senti, adesso dai retta a me, ti vesti e andiamo al pronto soccorso. Io in un minuto mi tolgo il pigiama, mi metto il jeans, insomma, preparo la bambina. Lui, dico, ma possibile che non mi dai retta una volta? Perché ti prepari e stai così? E lui mi dice, no, guarda, io al pronto soccorso ci vengo, però sappi che se andiamo a fa pià per culo un'altra volta. Il romano, eh? Il romano proprio. Però c'è da dire una cosa. Che adesso questa cosa... La paternità e i figli sono veramente, insomma, l'unico senso, insomma, di tutto. Cioè, io non so come ho fatto fino ad ora a vivere, ad andare avanti, ad arrivare fino adesso senza avere, insomma, i miei figli. Io da quel momento in poi tutto ha preso un significato. Siamo contenti tutti e due dei Siamo nostri contenti, figli, sì. Glielo vogliamo palesare? Ok. Questa cosa ti perseguiterà. Prego, questa la paghi, questa qui la paghi. Prego. Guarda, per evitare, lo faccio continuamente. Questa è una... Non so perché, adesso mi è venuta in mente una cosa che ho vissuto quando ero piccolo. Cioè, andavo a scuola. Io provengo da un quartiere non troppo, insomma, un po' difficile. Venivano a prenderci con delle corriere. E ci portavano a scuola e io mi ricordo una scena, c'erano questi bulli che erano più grandi, avevano già magari 16-17 anni, avrò avuto 12 anni, 11 anni, 12 anni e mi ricordo questa scena che è stata la prima volta in cui ho veramente... Io arrivavo da una famiglia normale, cioè bella, la mia è sempre stata una bella famiglia, protetto. E quella è stata la prima volta in cui mi sono veramente, mi si è palesata davanti agli occhi lì, in quel momento, la cattiveria assoluta. E mi ricordo questo ragazzo che era famoso, insomma, per essere quello, insomma, il bullo del quartiere, che adesso credo abbia anche fatto una brutta fine. E c'era questo ragazzo down, anche lui credo che avesse avuto più o meno la sua età, ma ovviamente era in ritardo sugli studi, quindi era in classe, era in una classe inferiore. E loro tutte le mattine lo picchiavano, gli davano delle sberle in faccia davanti a tutti nella corriera e io stavo malissimo, stavo male come un cane. Lui poverino mi ricordo che rideva e piangeva nel frattempo perché si vergognava di questa cosa e io questa cosa adesso non so perché mi è venuta in mente questa ed è stata il momento in cui ho deciso che io così non sarei mai voluto essere, cioè cattivo, quindi, così infame, così bastardo, così capisci? Prego. Questa parte della Gazzetta che io non leggo è la situazione tipo... Proprio così. Lei è uguale e io sono lui. Io lo ammiro proprio veramente. Beh, anch'io lei di esserlo me ne vanto, caro. Infatti e la mia frase è sempre appunto rispetto alla sua, ormai insomma l'avete capito qual è la nostra vita casalinga, no? E quindi che barba, che noia, è spesso quello che dico dalla lontana Brescia, dentro casa. Magari evito il gesto, quello tutto delle lenzuola, ne faccio altri, poi Lucia c'ha il tic, quindi figurati, però più o meno. Gli altri si divertono molto a invitarci o a venire a casa nostra, credo insomma un po' per
gli stessi motivi di... No, invece no, molto divertente. Credo che poi alla fine sono durati, insomma, durano. Pensa che cosa affascinante poter attraversare, no, la vita con una persona che è quella e che ha visto tutto insieme a te. Secondo me ancora, nonostante tutto quello che sento in giro, quando ci dicono ah ma basta voi con sta storia della coppia felice, ma non è una questione di essere una coppia felice, sono due persone che hanno deciso di sfidare probabilmente quello che si legge o che si capisce dall'esterno, è l'impossibile. E se questo è, io insomma mi sento di voler rischiare, ecco. È difficile, eh? Cioè nel senso che è un lavoro, il lavoro principale, quello di tenere unita insieme una famiglia, al di là appunto delle cose che succedono, perché anche io, abbiamo litigato quanto l'altro ieri. Ma sì, guarda, ogni due per tre, prima era io faccio le valigie e torno a Roma, perché la chiave è sempre è quella, cosa. No? Poi adesso, adesso io ti faccio le valigie e torno, esatto, a Roma. Ma dai, come si fa ad annoiarsi? Cioè, è per questo motivo qua che rido e spero di poter ridere ancora per tanto tempo, da oggi in poi, con anche te a casa. Noi si ride, venici a trovare. Vengo io a casa vostra. Sì, porta anche Sonia, venici. Tutti i bambini. Sì, facciamo una comune. Dai, dai, ci mettiamo amico. Tutti là con i piccoli. Noi ehi, fuori, ehi. Io a te sul terrazzo col geranio. Io Maurizio Capelli. Ma ogni tanto quando vogliamo entrare, bussiamo al vetro e facciamo... Fa freddo! Congelati. Facciamo vedere le mani congelate e lei ci mette la crema. Sopra perché sotto ci fa molto schifetto. Sì, ci tocca. Vabbè, detto questo... Ma secondo te, no? Chi ne esce peggio tra le due? Io. Io che v'ho invitato. Invece sono convinto che sia una lettura piacevolissima quella che ci avete regalato, perché poi la vita è fatta così, uno tante volte affonda le parole in cose molto sentite, molto, molto, molto dentro di noi e cerca di esternarle, però poi la vita è fatta anche di sapori leggerissimi, di giganteschi punti interrogativi su come comportarsi, così come ce l'hai raccontato prima te parlando della maternità. Ed è fatta della bellezza di essere giovani come Francesco, come Ambra, che spero, come dicono, di diventare vecchi insieme continuando a sorridere così. Esatto. Grazie ad Ambra, grazie a Francesco Renga. Grazie. Francesco Renga, Ambra Angiolini. Grazie mille. Grazie. Tra poco il senso della vita con le classifiche.